Siamo con Marcello Veneziani alla presentazione del suo ultimo libro Dispera Bene. Come si fa a disperare bene? È un ossimoro, insomma, questo accostamento di parole. Sì, è un ossimoro, ma a mio parere è una posizione estremamente realista, perché è inutile spargere speranze indebite. È inutile creare illusioni, è inutile coltivare l'ottimismo, che è una forma di stupidità a mio parere. È molto più realistico cercare di trarre frutto dalla disperazione, cioè sapendo di vivere in un'epoca che non ha aspettative, che non si aspetta niente dal futuro, dall'eterno, dagli dèi. Ecco, il problema è cercare in questa situazione di rendere bella la disperazione, cioè esteticamente attraente, con stile, e al tempo stesso buona, cioè capace di dare frutti, di essere saggia. Passare in altri termini da una disperazione come pratica di vita che non ha alcuna prospettiva a una disperazione governata, cioè capace di dire che pur in queste condizioni io posso vivere bene, posso lasciare tracce, posso ricollegarmi al mondo, il mondo è sempre stato così, non è soltanto il mio tempo il peggiore dei tempi. Quindi questo può essere, diciamo, confortante, consolante e anche rassicurante. Credo che non oltrepassare il proprio limite sia uno dei motivi fondamentali che ci toccano nella nostra epoca, perché viviamo troppo il delirio di una miserabile onnipotenza, come la chiamo nel mio libro, cioè la convinzione di avere una libertà sconfinata. Possiamo tutto, nulla ci deve essere vietato, e invece noi abbiamo dei limiti, abbiamo dei confini, e non solo, ma oltre i nostri limiti naturali abbiamo dei limiti perché il rispetto degli altri e anche la capacità di sapersi limitare, cioè non debordare nella vita degli altri. Quindi il limite è fondamentale. Accanto al limite però dobbiamo avere anche la convinzione di essere iscritti dentro un destino, quindi amare il proprio destino, che è cosa ben diversa dal fatalismo, che è un abbandonarsi alla sorte prima ancora di combattere. Ecco, amare il proprio destino vuol dire fare la propria parte fino in fondo e dopo accettarne i verdetti con serenità. Siamo con il sindaco di Sarnano, Luca Piergentili. A lui chiediamo un bilancio della serata. È stata ottima, sotto ogni punto di vista. A parte la partecipazione, non c'era una sedia vuota. Ma poi i contenuti sono di altissimo livello, quindi andare a confrontarsi con certe capacità per noi è fondamentale. Oltretutto abbiamo visto dentro la sala gente non di Sarnano, e quindi questo ci aiuta sempre di più a farci conoscere. Quindi è forse la linea ideale che noi dobbiamo intraprendere e continuare per la nostra rinascita. Marcello Veneziani ha saputo accettare la provocazione del fil rouge al di là del bene e del male. Alla decostruzione nicciana ha saputo praticamente opporre un'opera di ricostruzione, a tratti con una certa nostalgia del passato, ma sicuramente il motto, il mantra dispera bene, che significa comunque accettare il proprio destino, che non significa essere fatalisti, significa soltanto rendersi conto della caducità dell'essere umano. Prossimo appuntamento è per giovedì 23 gennaio alle ore 21:15, il Castello Svevo a Porto Recanati, con il poeta Franco Arminio. Vi aspettiamo come sempre numerosi.